grandi netti. Allora, Coppasila, 32 denti, un sorriso, centenario, non potevi mancare. Allora, raccontami un po' questa tua gara. È la mia prima salita che faccio. Io non ho mai fatto gare in salita, quindi per me iniziare dalla Coppasila in concomitanza col centenario è tanta roba, tanta roba. È veramente tanta roba, quindi in questi casi io non guardo il cronometro. Poi, diciamo, a fine giornata diremo le nostre somme, però ci siamo veramente divertiti, veramente divertiti. Lasciando il fatto che è stato un periodo pieno per portarla qui, però oggi siamo qui, siamo al parco chiuso, quindi vuol dire che siamo felicissimi. Assolutamente come sì. Diceva Renato, chi nel posto di qualche ora fa dice che arriva qui è già felice, quindi assolutamente non possiamo dire niente in contrario. E niente, spero che sia la prima di tante altre salite. Quindi da rifare sicuramente la Coppa Sila. E la Sila l'avevo capita, quindi assolutamente bisogna ritornarci, assolutamente. Bene, vuoi ringraziare qualcuno, salutare qualcuno? Beh, devo ringraziare assolutamente mio padre che e ce l'ha messa tutta per far sì che io fossi qui in questo momento, quindi non posso dire altro che grazie, ma l'ho ringraziato proprio al telefono e tutti gli altri che, diciamo, mi hanno supportato durante le mie giornate piene per rimetterla in sesto. Sprizzi gioia da no, tutti. No, assolutamente, assolutamente, in questi casi non si può dire il contrario. Bene, signori, questa è la Coppa Sila, questo è il centenario, ahimè per chi ha mancato, l'anno prossimo potreste rimediare. Grazie, ciao! Dalla classe TC1003 alla classe TC1150 ha vinto Gianmarco Grandinetti con la A112 Abarth, un'altra vettura che ha scritto grandi immense pagine di storia dell'automobilismo. Gianmarco Grandinetti, lo vediamo arrivare sul podio, il giovane driver a ricevere la coppa del vincitore. Eccolo qui, energico, sorridente, mettiti lì giustamente. Grazie. Grazie a te, complimenti. Terzo raggruppamento, classe. Passiamo al terzo raggruppamento, dove sul terzo gradino del podio sale con la sua rocambolesca gara Salvatore Vitale, pilota della GP1003, portacolori della Highland Motorsport. Seconda posizione per Gianmarco Grandinetti con la A112 Abarth, con il tempo di 6.58.05 ha vinto il terzo raggruppamento Francesco Annunziato Russo, pilota della Cosenza Corse con la Fiat 127. Formiamo quindi anche il podio di terzo raggruppamento, terzo, secondo e primo, sono momenti assolutamente importanti, quindi vanno assaporati completamente, vanno goduti fino in fondo. I momenti in cui si ritira il premio per una bella prestazione, quando la prestazione viene in una gara importante come la Coppa Sila, che quest'anno festeggia il centenario, naturalmente tutto diventa addirittura più bello. Questo è il podio del terzo raggruppamento per quanto riguarda la gara di auto storiche. Grazie e complimenti a tutti. Podio di quarto raggruppamento, quindi terza posizione.